non mi conosce, sono stato vitraio, conosco Rocco da diversi anni, da almeno 20 anni. Sì, almeno 20 anni. Felice Di Santi, l'ideatore della, di questo bella iniziativa, mi ha invitato a presentare il libro di Rozzo che si chiama Viaggi di carta di Rocco Pinto, e mi ha invitato come spalla di Italo Massari, e quindi adesso mi passa il microfono e comincia a ridere. Buonasera a tutti, che Rocco sia qui a Matera, avevo fatto tempo, aspettavamo da un po', ci è voluto il libro per farlo tornare a Matera. Io ho conosciuto Rocco, il nome di Rocco Pinto, per tutti il nome Rocco Pinto, l'ho conosciuto grazie a Miva, a Giovanni. Giovanni, siamo cresciuti insieme con questa passione per i libri, lui nel 1990 ha fondato, quindi ha creato questa libreria dell'Arco, che poi collega anche al ponte sulla gola tua, quindi c'è qualcosa che ci lega una meglio nell'altra. E grazie a Miva abbiamo cominciato a conoscere, voglio dire, a vivere il libro e tutto quello che c'è attorno al libro, dagli autori, dagli editori, insomma, era un centro dove ogni giorno c'era qualcuno che girava in libreria. Dicevo prima, la libreria di Miva era, il libro era la scusa per stare in libreria, insomma, era un modo per socializzare, un modo per conoscerci, e poi c'erano sempre persone che entravano in libreria e dopo 4 ore, 20 minuti raccontavano la propria storia, la propria vita. Sempre, è sempre così. E non compravano il libro. E poi, nel libro dice, verso la fine, dice che i librai devono essere patrimonio dell'umanità, perché nascondono tesori e poi li raccontano, quindi sono contento di... Vorrei far parlare Giovanni, soprattutto Rocco, perché hanno tante cose da raccontare. Questo è un libro che io ho trovato, titoli di libri, più in questo libro che non in catalogo in Audi, perché ne nomina proprio tantissimi, e è bello poi trovare dei libri che io ho letto, che lui rinomina, che io ho amato tanto, i libri che mi ha fatto scoprire Miva tornando alla libreria. E non ti consigliava il libro perché era bello l'autore, perché era scritto bene. Dice, no, mi ha fatto conoscere un autore, Jacques Proviso, che scriveva per la Leonide, un grande scrittore. Dice, ah, senti, leggiti questo. Dice, ma le leggi? Dice, no, però è andato a Marsiglia e a Marsiglia si beve il Pernod, sarà un bel libro. Questo è il mito, così consigliava i libri. Penso che anche Rocco. E Rocco invece fa la presentazione al Ponte sulla Dona e a fine presentazione dei libri offre l'aperitivo. Il libro adesso lo racconta Rocco, perché c'ha tanto da raccontare, è un bellissimo libro e raccontalo. Nota sull'autore, non leggo perché sennò a memoria non me lo ricordo. Rocco Pinto, libraio da sempre, vive e lavora a Torino alla libreria del Ponte della Dora, è ideatore di Portici di Carta, Torino che legge, Tra libro, L'indomare di libri di Bari, Libri sotto la loggia della libreria La Dora. La Dora va al mare di noi. Adesso ce lo dice. Ha scritto, non è il primo libro che scrive, io non ricordo, Fuori catalogo, che l'abbiamo presentato, e conosce, diciamo, se non tutti, la metà dei librai italiani e degli editori. Parlaci di te e di come è nato questo libro. Intanto, grazie dell'accoglienza, il regalo più grande lo avete fatto voi, perché rivedere Giovanni dopo tanti anni è l'emozione più grande. E ogni volta che entra Italo in libreria mi porta un pezzo di Matera con le sue figlie, con la sua famiglia, per cui per me mi si apre il cuore, no? E sono contento di essere qua a Matera, perché dentro questo romanzo ho messo i luoghi che mi piacevano, gli editori che mi piacevano, i libri che mi piacevano, e il tutto l'ho raccontato in modo molto molto surreale.
perché molti hanno raccontato questo mondo in modo serio, io ho provato a raccontarlo, difatti la casa editrice ha detto che è un romanzo picaresco, io mi sono divertito molto, adesso bisogna vedere se si divertono gli altri, no? E quindi non potevo non mettere materia, tra l'altro io arrivo da un paesino della Basilicata che si chiama Rapone, no? Ieri sera ero a Tito a presentare in una biblioteca il mio libro, sono tornato, mi sono perso per la tela, continuavo a girare, non ho capito più niente, non mi ero stordito, però è una regione che amo moltissimo e vi dico perché ho scritto questo libro. Beh, intanto il protagonista si chiama Andrea ed è un addetto alle biblioteche che ogni volta che deve consegnare un libro ne deve leggere un pezzo. Per cui lo trasferiscono da una sede all'altra, siamo a Torino, finché non si nasconde e legge un libro intero, no? A un certo punto lo licenziano e da qui inizia una storia rocambolesca che lo porta a Barcellona, da Barcellona lo porta a Napoli, a Venezia, a Trieste, a Genova, a Procida, a Bari e poi a Matera. Ma che cosa capita? Capita che a Barcellona Andrea va a cercare lavoro e non trova nulla, incrocia la libreria italiana Le Nuvole che gli dà da dormire perché lo vede disperato e lui inizia a girare come un pazzo sulla Rambla finché gli viene in mente la storia di San Giorgi. Voi sapete la storia delle rose e i libri? Allora lui si veste da San Giorgi e inizia a leggere libri della famosa e a regalare loro. Dopodiché la storia prosegue a Napoli, quindi a Napoli chi potevo incontrare? C'è un libraio straordinario a Napoli, un piccolo editore libraio che si chiama Raimondo Di Maio. Raimondo Di Maio addirittura è stato l'editore libraio che ha pubblicato La poetessa americana che ha vinto il Nobel. Quindi io sono andato alla ricerca di storie particolari e le ho raccontate in modo un po' surreale. Io ero affascinato dagli Abbagnale quando ero ragazzino e ho messo dentro anche gli Abbagnali, li ho fatti diventare librai che a bordo di una moletta girano il mondo a fare questo mestiere, no? Chiaramente li ho avvisati, altrimenti mi avrebbero denunciato. E quindi man mano che andavo, sono a Trieste, non potevano raccontare Saba. Ma c'è un legame forte perché la figlia di Saba è stata con Carlo Levi e quindi mi piaceva raccontare una storia non conosciutissima della storia tra Carlo Levi e la figlia di Saba. Poi a Venezia, ma tutto questo in modo molto molto surreale. E man mano, a un certo punto, non so, qualcuno di voi conosce Prali? Prali è una vallata, è un paesino di 262 abitanti in Val Germanasca, a 1500 metri d'altezza. Dove si sono rifugiati i valdesi? Beh, da 20 anni nel Tempio Valdese c'è una rassegna come quella che organizza Felice, dentro il Tempio, e la Sala Valdese diventa una libreria grandissima per un mese, no? Allora non potevano raccontare i valdesi. Pensate che in ogni borgata con 10-15 abitanti c'era una scuola, le scuolette belle. I valdesi erano avanti nell'Ottocento. Quindi ho raccontato la Venezia di Manuzio e dei librai attuali, la Trieste di Saba. Allora chiaramente non la potevo raccontare seriamente. Ed è tutto intrecciato in modo molto divertente. Tra l'altro questa è una cosa che dicono i lettori, non me lo sono detto da solo. Mi sono accorto scrivendo che questa storia evidentemente era già in testa, perché mi hanno chiesto, io ho fatto una presentazione a Bergeggi in Riva al Mare, è stata una cosa bellissima, ad un certo punto mi hanno chiesto come hai fatto a costruire questo libro e l'ho scoperto lì in Riva al Mare, perché io non ho... Ogni volta scrivevo un pezzetto e ne mettevo un altro pezzetto. Quando avevo tempo, quindi di mattina, di notte,
facendo questo lavoro a tempo più che pieno, e poi mi sono accorto che evidentemente ce l'aveva in testa già da un po' di anni, quindi evidentemente avevo in testa di mettere Giovanni e Nicola, di mettere Raimondo Di Mario, di mettere gli Abbagnani. Ma vi racconto solo un esempio di un libraio, tu hai citato il sonno, c'è un libraio che si chiama Fabio Masi, io li chiamo tutti per nome, non faccio, metto i cognomi. Fabio Masi a un certo punto, in un momento di crisi della sua libreria, aveva una libreria a Genova, si ricorda che i suoi parenti arrivano da Ventotene. Lui apre a Ventotene questa libreria bellissima che si chiama, qualcuno la conosce, L'ultima spiaggia, ne ha una a Ventotene e un'altra a Camogli, no? Apre questa libreria e questa libreria ha un grande successo, no? E lui ad esempio racconta, io ho messo alcune delle storie che ho incontrate, racconta di, a proposito di Izzo, entra un cliente in libreria e gli chiede Solea di Izzo, tra l'altro Solea è un pezzo bellissimo di Miles Davis, a un certo punto lui non ha letto nulla di Izzo, per cui il cliente va via scocciato, disturbato. Allora lui che cosa fa? Legge tutto Izzo, dal primo all'ultimo libro. Quando torna questo lettore, si ricorda perché gli è rimasto impresso e lo ringrazia, no? Allora questo mestiere ci permette di incontrare una marea di persone. Non solo, ma quanti libri abbiamo letto consigliati dai lettori? E quanti romanzi nuovi abbiamo fatto? Un libro letto 30 anni fa, fuori di raccontarlo, si intreccia con altri romanzi, facciamo storie nuove. E poi ho vissuto 20 anni di gruppo appello, quindi ho vissuto per 20 anni con persone che arrivavano dalla strada, dalla tossicodipendenza, e tutti questi pezzetti ho provato a metterli qua dentro, no? Quindi ho messo la storia delle Inaudi, la storia di Silverio, la storia di La Terza, i libri che ho conosciuto. Io quando ad Elfi ho raccontato, pensate, io avevo una libreria, la libreria del gruppo Abele era una libreria di 500 metri, no? E in quella libreria avevamo messo nel 2008 tutto il catalogo ad Elfi, quindi 1954 titoli, e avevamo invitato Calasso, questa persona impenetrabile. E allora io qua dentro ho provato a raccontare questo Andrea, fa dei colloqui di lavoro surreali con Einaudi, Adelfi, prima di andare a Barcellona. Ma la cosa incredibile è che io avevo conosciuto, non so se qualcuno si ricorda di Roberto Cerati. Roberto Cerati era il vice di Giulio Einaudi, e io ho conosciuto questo personaggio, tu forse l'avevi conosciuto. No, lui deve raccontare un'altra cosa, a lui è conosciuto direttamente Giulio Einaudi. Giulio Einaudi, certo, hai conosciuto Giulio Einaudi, anch'io. Allora, io ho provato a mettere dentro storie vere raccontate in modo surreale. Non so se c'è qualcun altro che l'ha letto anche questi due giovanotti, no. Lo leggerà. Per cui, se avete qualche curiosità, io vi dico, allora, chiaramente, avendo fatto delle esperienze portici di carta, ma io ho fatto anche un'altra cosa che non pensavo mai di fare. Io ho girato con goletta verde con i libri appiccicati alle vele, no? Questa iniziativa era partita da Tropea e poi andavo nelle scuole, sono stato a Brancaleone Calabro, la barca si fermava e andavamo nelle scuole a incontrare i ragazzi. Quindi alcune di queste storie ho provato a raccontarle in questo romanzo. Domande, non so che cosa di libreria, per dire, hai avuto un battesimo doc. No, io non voglio parlare. No, per dire, è il mestiere del libraio alla fine. No, certo. A un certo punto tu, il libro ha una doppia, almeno così me lo dico io. C'è la parte fantasiosa, che poi non mi aspettavo da te, perché ti conosco come persona seria, così, invece ho capito che ti piace mangiare bene, è bene, è bene. E poi c'è una parte realistica, insomma, tra le righe. Tu hai citato più di una volta Tribuc, evidentemente è una cosa che ti ha
so, una cosa positiva, ne vogliamo parlare un po' di questa esperienza? Proviamo a raccontarla un po'. Allora, in America esiste un'iniziativa che mette assieme editori e librai. Per diversi giorni ci sono gli editori che raccontano il loro piano editoriale ai librai. La casa editrice EO ha portato questa esperienza in Italia. Quindi da diversi anni questo Tribook è arrivato in Italia. Allora io che cosa ho fatto? Siccome i due protagonisti, Andrea e Ginevra, a un certo punto iniziano a girare, mentre gli Abbagnale girano con la barca per il mondo, Andrea e Ginevra girano con un'ape. Ad un certo punto sbarcano ad Abano Terme, dove si tiene questa tribù. Sbarcano lì per caso e scoprono che c'è un raduno di librai. E allora che cosa? Stanno per mandarli via quando si accorgono che sono due personaggi bizzarri e allora gli affidano il compito. Come funziona il Tribook? Ci sono 8 librai in un tavolo, mettete ci sono 10 tavoli con 8 librai e ci sono gli editori che girano per tutti i tavoli. E per cui Andrea e Ginevra invece fanno il contrario, girano tutti i tavoli per raccontare la ricchezza delle librerie ma anche la ricchezza degli editori. E questa è una cosa molto divertente, perché io che faccio questo mestiere da come Giovanni da tanti anni, se voi girate l'Italia trovate un sacco di bravi, bravi librai e libraie, ci sono circa 5.000 librerie. La cosa un po' triste è che al sud non ce ne sono tanti. Non, per non parlare della Basilicata. E quindi io credo che siano fondamentali i luoghi della lettura, librerie, scuole, biblioteca per far crescere il lettore. Per quanto posso apprezzare i festival, ma non sono quelli che fanno aumentare il lettore. E allora questa tribù è un'esperienza molto interessante e se avete la pazienza di leggerla troverete un sacco di cose incredibili, perché tra l'altro questa cosa viene fatta ad Abano Terme a febbraio, quando non c'è nessuno ad Abano Terme, proprio dove si fanno le terme. Io non avevo mai visto questo posto e devo dire che ha il suo fascino. Voi provate a immaginare 60 editori e 120 librai che si mischiano, si raccontano e nascono fuori delle storie uniche, perché il libraio di Matera incontra quello di Rovereto e così quello di la libraia di Telese, quello di Catanzaro, e si raccontano, soprattutto si raccontano anche tutte le persone come voi che frequentano le librerie. A un certo punto parli del sempre tornato a Torino, dopo che sei stato licenziato dalla tua biblioteca, hai cercato di entrare a far parte di alcune realtà che raccontavano di libri, che lavoravano con i libri, e tra cui c'è una cosa del circo dei lettori. Tu parli del circo dei lettori, non so se vuoi leggere questa parte qua, che è molto simpatica, non so se la... per capire comunque questa distanza che c'è, il circo dei lettori è una cosa, la libreria è un'altra cosa, credo. Che dici? Io intanto mi piace essere in questo posto insolito, no? E tutto il libro è in posti insoliti oltre le librerie, per cui dalla barca all'ape. Allora, a Torino esiste il circolo dei lettori, qualcuno lo conosce di sicuro? Qualcuno conosce il circolo dei lettori? Allora, chiaramente è un posto dove per entrare si deve suonare un campanello, no? Allora, siccome io arrivo da una periferia, mi piaceva questa cosa di creare un contrasto, perché spesso si mettono tantissimi soldi per i salotti, no? Io credo invece che bisogna andare nelle periferie dove davvero ci sono situazioni complicate. Anche lì questa storia ho cercato di raccontarla, una storia vera in modo divertente, ma questa ispirazione all'inizio io l'avevo chiamato Circolo della Pannocchia, no? Perché? Perché in un libro molto conosciuto, che è La libreria stregata di Morley,
c'è questo circolo della pannocchia attorno a cui ruotano tante persone, cui compaiono e scompaiono dei libri, no? E mi piaceva questa cosa di raccontare cose vere di questo mondo, perché è un posto dove si pagano 900.000 euro d'affitto all'anno, senza nulla togliere, è un posto bellissimo, però io ritengo che la promozione della lettura sia una cosa diversa. Per questo dico, mi interessano i festival, ma mi piacerebbe che questo paese davvero si arricchisse di librerie, di biblioteche comunali e scolastiche. Questa è la mia filosofia seria. Qua dentro c'è questa filosofia seria, ma raccontata in modo... ogni tanto mi tolgo qualche sassolino anche su questo. Qualcuno avrà letto la storia confidenziale dell'editoria italiana di Gian Arturo Ferrari? Nessuno. Non farti se domande. No. Abbiamo scherzato. Tornando a questa storia qua del circolo di lettura. Allora, il numero per accedere al circolo dei lettori è 35 e 15, quindi se torna a Torino c'è il tassino, il numero sul tassino. E lui, insomma, Andrea, il protagonista del libro, vuole fare un colloquio con il circolo dei lettori, vediamo, perché voglio lavorare da queste parti. E la segretaria lo fa accomodare nella stanza del direttore, e il direttore lui non dice neanche una parola, il direttore comincia subito e gli dice: guardi, abbiamo bisogno di gente sveglia, veloce, asciutta, che non si risparmia. Al circolo dei lettori non guardiamo il numero delle ore di lavoro, perché per noi la passione è tutto, ma è importante saper accogliere, essere sempre con il sorriso sulle labbra e spigliato. A noi non interessa se ha letto tanti libri, interessa che si sappia muovere e che si sappia capire in modo veloce la situazione. Noi facciamo 5 incontri al giorno. Se dovessimo leggere tutti i libri che presentiamo, non avremmo il tempo di far altro. Il circolo dei lettori funziona perché abbiamo una squadra snella, agile, che capisce prima degli altri quali sono gli autori e le mode del momento. Ecco perché le istituzioni e gli sponsor credono in noi. Questa è la libreria e la biblioteca ancora non l'hanno capito. Bisogna proporre atmosfere, situazioni, novità e non i soliti incontri ormai superati. Questo per il circolo dei lettori, mi intende? Dalla periferia che tu qui adesso. Sì, chiaramente Torino è la città, è una città laboratorio, ma lo era già dai tempi Gobetti, Gramsci, Antonicelli. E io quando racconto di Vortice di Carta, racconto che a un certo punto ho fatto un sogno in cui c'erano i clone Gobetti e Gramsci, poi in realtà non è vero, però la racconto così, che mi consigliavano di far nascere una libreria sotto i portici. La libreria del Gruppo Tele era sotto i portici. Allora un giorno ero fuori e ho visto che con i libri fuori si fermava prima uno, poi tre, poi quattro. A un certo punto si è riempita davanti. Allora ho detto: se noi facciamo una libreria sotto tutti i portici, chissà quanta gente. Voi pensate, il primo anno che è nata Portici di Carta c'erano 700 persone che allestivano questa libreria immensa. Questa cosa è nata quasi per scherzo, no? Ma la cosa interessante qual è? Che i protagonisti sono i librai che tutto l'anno fanno questo mestiere. Adesso per due giorni, adesso il 7 e l'8 ottobre saremo sotto i portici. Ma è quello che diceva all'inizio Italo, noi abbiamo sempre cercato di fare comunità, fare accoglienza, perché è vero che non vendiamo solo libri, vendiamo atmosfere, profumi. È chiaro che è cambiato il panorama editoriale, sono cambiati gli editori, le catene stanno avanzando in modo, si stanno rafforzando tutte, dalle Feltrinelli, le Giunti alle Ubi. È un fenomeno complicato, però io credo che i lettori fanno la differenza. I lettori spesso ci incalzano, ci fanno crescere, e credo che raccontare come hanno fatto alcuni colleghi, perché se voi chiedete a Giovanni quante cose ha visto in libreria, vi può raccontare per ore, ma non solo Giovanni, ma anche tutte le cose che voi ci trasmettete, perché per me
per 40, aver lavorato 40 anni in libreria, ho portato non solo titoli ma anche storie personali. Io alla fine del libro c'è un piccolo racconto di persone che non ci sono più, cioè di Anna Maria, questa ragazza anoressica che veniva alle 3 di pomeriggio e mi diceva scusa Rocco, devo andare via, usciva alle 7:30 con me, no? Oppure di questo volontario che è arrivato lì dicendo che aveva 28 anni, ne aveva 35, con due basettoni fin qua, e che ogni giorno mi chiedeva: Rocco, ma secondo te devono arrivare dei libri? Arrivano dei libri? Non poi si metteva lì, si metteva così, guardava il pubblico, e una mattina, mi racconto solo un aneddoto divertente, a mezzogiorno, non era entrato ancora nessuno, entrano due persone per chiedere un'informazione, lui mi guarda e dice: tutti adesso arrivano, no? Per cui se uno non sapeva che quella era la libreria del gruppo Appelli, dice quello è un manicomio. Però per me vedere persone rinascere, arrivate dalla strada, dall'alcolismo, sono stati 20 anni straordinari. Poi è successa una cosa che Giovanni sa, a un certo punto quella libreria è diventata una libreria di catena, perché noi nel cuore di Torino avevamo l'affitto era lievitato a 10.000 euro al mese. Può una libreria leggere? È chiaro che poi cambiano tutte le prospettive. Bravo Rocco. Allora, la suggestione che mi ha dato a leggere questo libro è, Rocco ci conosciamo, ha appena parlato di portici di carta. E nel libro c'è questo libraio che si inventa le librerie itineranti, con le carte, con insomma, andare in giro, che è un'esperienza che tu hai vissuto, perché insomma, ho detto prima, la tua biografia, a parte portici di carta, poi hai voluto esportare un modello in altro paese. E quindi che cosa ho pensato? Intanto Rocco è un libraio militante. Posso ammettere questo aggettivo, io mi sento di, insomma, che ci crede proprio e lo fa portando avanti una ideologia quasi, più che un'idea, un progetto importante. E come i maestri di strada, anche i librai di strada possono trovare una loro collocazione. Insomma, volevo che tu mi parlassi un po' delle tue esperienze di stare in mezzo alla strada, un po' l'avevi già detto prima, di tante persone conosciute, perché in libreria viene, entra un normalmente una che vuole provare, ma in mezzo alla strada becchi di tutto. È bella questa domanda. Intanto i librai dell'Ottocento, quando non c'era gente in libreria, andavano nei mercati e davanti alle chiese, dove c'era gente, no? E per cui io ho questo difetto, in qualsiasi posto che vado faccio danni, mia moglie non lo dice sempre, vi racconto solo questo episodio. Allora, a un certo punto un giovane libraio fa uno stage da me, scuola librai, sta 3 mesi da me, siamo seduti al tavolo come qua, ci beviamo un bicchiere perché c'è uno stage, dico: Mattia, ma secondo te esiste un posto di mare bello dove non c'è una libreria? E lui mi fa: secondo me noi partiamo come Totò e Peppino, lui altissimo, andiamo a noi, io gli ho detto: però prima facciamo il bagno, no? Poi mangiamo un po' di pesce, facciamo un giro, troviamo davvero un locale. Voi pensate, noi è un posto vicino a Savone, molto molto turistico, senza una libreria. Allora che cosa facciamo? Ad un certo punto mi fisso che devo aprire una libreria a noi, ho la passione del mare. Beh, noi in un mese abbiamo aperto questa libreria e l'abbiamo chiamata, a Torino si chiama il Ponte sulla Dora perché ricorda il Ponte sulla Drina di Ivo Andris, l'abbiamo chiamata La Dora va al mare, no? La stampa ci ha fatto un articolo sul Nazionale per come abbiamo costruito questa cosa. L'abbiamo aperto il 14 di luglio simbolicamente, perché loro si vantavano di essere la quinta repubblica marinara, lo scrivono anche, però non avevano una libreria,
è una libreria, l'ha aperto pure un meridionale, quindi provate a pensare, ho fatto una fatica immane, ho avuto un sacco di difficoltà, però era diventata una sfida. Questa libreria è aperta da 5 anni e abbiamo anche organizzato una rassegna. È chiaro che in questo, una libreria di 20 metri, abbiamo tutto fuori, tutto per strada, e la strada ti fa incontrare tutti. Poi se metti delle trappole tra i lettori, magari riesci anche a catturarli. Beh, io vivo di libri da 40 anni, quindi io ho 40 anni che i libri mi permettono di pagare gli stipendi alle persone che ci sono. È chiaro che è faticoso, Giovanni lo sa, è un mestiere molto faticoso, con margini bassi, e però bisogna avere passione e competenze. E la strada mi è servita tantissimo, per cui io quando sono andato a Prati la prima volta ho scritto gli ultimi capitoli della mia tesi, guarda caso il titolo è Le letture del libraio, non originale, il titolo della mia tesi era sulla formazione dei librai. Sono arrivato a Prati e mi sono accorto che questo era un posto speciale, cioè nelle borgate c'erano queste scuolette Beckett. Le persone non c'erano i soliti SUV che giravano, che sgommavano. A un certo punto andavo in comune perché volevo portare una mostra arrivata da Parigi che aveva comprato Don Luigi Ciotti, e tutte le volte che andavo il sindaco era a fare fiera, no? A un certo punto il messo comunale mi dice vada dal pastore, il pastore valdese, protestante, vado dal pastore, la moglie del pastore mi scambia per un venditore di enciclopedie. Beh, da 20 anni lì è nato una rassegna. Se voi venite a Prati siete tutti invitati, c'è il tempio e la libreria attaccata, quindi un flusso continuo di persone che vanno e vengono, e pensate, in un mese si vendono 4.000 volumi, in 20 anni 80.000 volumi, attraversano, messi vicino, fanno 16 km, attraversano tutta la Val Germanasca. Ma questa non è una cosa che faccio da solo, è una cosa che costruiamo insieme con la comunità. A Prati è stato possibile, in Annoni è molto più difficile, in un posto dove hanno in mente solo il business, gli affari. È chiaro che queste cose le puoi fare quando trovi territorio fertile, e queste cose io le ho condivise, per cui se io sono oggi qua a Matera è perché io ero curioso di conoscere Giovanni, ci siamo sentiti un sacco di volte, ci siamo scambiati consigli. E tutte le volte che mi capita, io in qualsiasi libreria che entro, compro un libro, mi faccio consigliare un libro. E se voi avete la fortuna di girare, trovate in giro per questo paese davvero librai e librai straordinari. Penso a Telese. A Telese c'è una ragazza che si chiama Filomena, che è bravissima. O penso a Nunzio di Catanzaro, ai ragazzi di Matera. Una volta i librai andavano ognuno per conto proprio, c'erano gli orticelli, le barriere, adesso si parla con i bibliotecari, con gli insegnanti, per fortuna è cambiato il mondo del libro. E la pandemia, paradossalmente, pensate che è andata in vigore una legge sul libro a librerie chiuse, no? E pensate cosa non si sono inventati i librai durante la pandemia. Eravamo lì a mettere i libri sugli zerbini, ad entrare con la nostra voce nelle librerie, a Torino addirittura. Finisco di dirvi questa cosa. Durante la pandemia noi abbiamo chiesto alle persone di Borgo Rossini di raccontare, Borgo Rossini qui ha abitato anche Gramsci, di raccontare il loro borgo, no? E le abbiamo messe per farci compagnia queste storie. Queste storie dopo qualche mese le abbiamo lette, abbiamo visto che diventavano un racconto collettivo. Abbiamo fatto un libro, Borgo Rossini Stories, è nata una collana. Quindi da cosa nasce cosa? Ma queste cose non le facciamo da sole, le facciamo con voi, con gli amici, con i lettori, facendo comunità. Proprio questa cosa che hai creato durante il lockdown, cioè avete creato voi con la Dora e Borgo Rossini, con la comunità, tutto questo volevo chiederti. No, tornando ai libri,
faccio le domande più stupide, perché tra le tante presentazioni che hai avuto hai trovato una persona, hai scoperto uno scrittore che in primo momento ti sembrava un po', che ne so, burbero, un po' originale, ho invitato questo, ma chi me l'ha fatta fare, e poi sei meravigliato, senza hai scoperto una persona nuova. E fra le ultime cose credo che una delle ultime presentazioni che hai fatto sia stata quella con Michele Muggio, non tanto tempo fa. Beh, Michele era una amica. Era una. Vabbè, allora, lasciamo stare subito. Quindi diciamo un tuo scrittore, vuol dire che ti ha colpito positivamente, che tu pensavi, a parte il libro, vuol dire, sì, come persona. Perché io sono sempre amico perché siamo cresciuti in libreria, ho avuto il piacere, l'onore di conoscere tanti di quei scrittori, tanti dei personaggi che ruotavano attorno alla libreria, tra cui uno Nicola La Gioia, ma è direttore, ex direttore del Salone del Libro, è venuto a Madrid a presentare il suo libro La Ferocia, di cui ha vinto il premio Strega, ed era marzo, febbraio marzo, tornando alla semplicità di Nicola, dice guarda, vieni Nicola La Gioia a presentare il libro, e che facciamo? E allora Nicola Gioia, ma quale ti pare? E basta che facciamo un po' un due tarati, un po' di vino, e abbiamo fatto una bellissima presentazione. Nicola La Gioia, dopo la presentazione ci chiacchieriamo e gli regalo la spilletta del 2014, eravamo già in odore 2019, gli regalo la spilletta, la prima spilletta del comitato 2019, gli regalo questa spilletta, gli dice guarda, secondo me ti porterà fortuna questa spilletta, spero che ti porterà fortuna anche a voi. Però lui a marzo viene presentato il libro, a luglio vince il premio Strega. E il giorno dopo mi manda un messaggio e dice adesso tocca a voi. È stato così alla fine, però sono casi, cose che capitano in libreria, insomma. Quindi chiedevo a te, un amico, uno scrittore. Intanto nel romanzo due scrittori li ho fatti diventare protagonisti. Uno è Andrei Longo. Il pizzaiolo Andrei Longo, scusami, è stato anche presentato da Mito, abbiamo fatto una bellissima presentazione con 10 che si doveva esatto. E l'altro è Silvio Pardello. Chiaramente Andrei è una persona molto molto semplice, con cui è nato un rapporto d'amicizia, ci frequentiamo e mi piaceva farlo diventare uno dei protagonisti del libro. Lui mi ha detto all'inizio, è troppo, io ho imparato a fare il pizzaiolo perché volevo girare il mondo, mi piace molto scrivere, ha detto che in qualsiasi posto che tu vai, se fai fare il pizzaiolo te la cavi, se sai fare lo scrittore non è detto, no? Ma se sai fare il pizzaiolo, beh, ma la semplicità che ho trovato in Andrei, no? L'ho trovata in poche persone. Ad esempio, quando ho conosciuto Niffoi, Salvatore Niffoi, e Salvatore Niffoi era venuto a Prali, è un laboratorio, no? Michela era passata a Prali prima di vincere il campionato con il Cappellone, no? E a Prali abbiamo fatto perché è venuto un sacco di volte, è venuta con Marcello Foris, è venuta con il Weber Mass, e il Weber Mass, l'alpinista, ha sposato una di Muoro, no? E quindi io ho un rapporto particolare con tutti i sardi, ecco, trovate un sacco di sardi, compreso Sergio Azzeni, che muore nel 95, inghiottito dal mare di Carloforte, è uno scrittore che io amo tantissimo, è uno scrittore che ha fatto pubblicare Elvira Sellerio, amava molto Sergio Azzeni, ha raccontato la storia della Sardegna, ha scritto bellissima poesia. E io quando mi innamoro di uno scrittore non lo lascio, cioè io è dal 95 che continuo a consigliare i libri di Sergio Azzeni. Addirittura avevamo fatto, quando per i 20 anni dell'anniversario di Sergio Azzeni, io ero partito da Torino per fare una cosa a Carloforte, proprio dove era scomparso, e chiaramente non poteva non esserci un pezzo su Carloforte, no? Quindi è tutto costruito così il libro. C'è Silvio Pavella, che nasce a Palermo e vive a Napoli, che ha scritto delle cose straordinarie, adesso scrive sulla Gazzetta del Mezzogiorno, e potete leggerlo. E quindi chiaramente mi sono tolto qualche sassolino, ma ho messo tante persone che amavo, tanti libri che ho amato, penso a Fuochi del Basento, visto che siamo
in Basilicata, e quelli di Sergio Azzeli, che vi consiglio di leggere perché li sta ripubblicando tutti quanti Sellerio. Sellerio sta riprendendo Hans Fallada, o Fallada, qualcuno dice sì, era pubblicato da Einaudi, un editore, un autore abbandonato per un grandissimo, questo è un libro che amava Primo Levi, ed è una delle poche storie di opposizione al nazismo dall'interno. È la storia di questa coppia che perde un figlio per colpa del nazismo e distribuisce cartoline per la città. E tutte queste cose, questa l'ho scoperta quando ancora facevo, lavoravo alla libreria dell'università. Sì, no, questo è il ruolo degli editori, diciamo piccoli, però non sono piccoli, e dei piccoli librai, nel senso di è facile fare la biletta del libro più venduto, e invece è importante proporre, scavare, recuperare da parte dei librai quello che c'è, e da parte degli editori non solo pubblicare, perché c'è la corsa al nuovo. Ogni editore deve pubblicare per forza un certo numero di titoli all'anno per avere i finanziamenti nazionali, non so se è più così. E quindi si corre, si cerca sempre il nuovo scrittore, lo scrittore esordiente, e abbiamo alle nostre spalle libri bellissimi, introvabili. Ora, penso a Fahrenheit, vabbè, non è questo che volevo dire, perché è importante leggere il libro di Rocco, perché intanto è bello, e poi il consiglio che do è decidere di scegliere 10 libri che lui consiglia e leggere quegli altri 10 libri, fare una specie di capire. Io confesso che ne ho letti molto pochi i libri citati qui. Però ci sono, non lo so, mi ha colpito quando in una scena in un momento del libro, del racconto, leggono una poesia di Dino Campana. Dino Campana è il mio poeta preferito, non è quella la poesia, è un'altra, però va bene, mi ha colpito Azzeli, a me piace molto, ho letto il figlio di Bakunin, non mi ricordo che altro libro, ma passavamo sulla terra regina. E quindi quello che voglio dire, la mia esperienza è: tutti i libri citati in questo libro sono tutti libri bellissimi, tutti i libri che andrebbero letti, e non si possono leggere tutti perché ne ha citati quanti? Cioè 100, hanno mezzo, cioè 100 libri. E anche le librerie che lui cita meritano di essere visitate. Diciamo che c'è anche una parte su Matera, c'è un capitolo dedicato a Matera, proprio per affetto per la città e nei confronti di Giovanni e di Nicola. Cioè, per me questa è una città particolare, e siccome abbiamo condiviso anche tanti momenti difficili, mi sembrava, è chiaro che anche il loro racconto è un racconto messo in chiave divertente, non ho parlato delle problematiche del, ma ho parlato della bellezza di entrare in una libreria. Io adesso sono entrato da Nicola e gli ho fatto i complimenti per l'assortimento, perché chi fa questo mestiere capisce se sono buttati lì o se sono scelti, se c'è una riflessione dietro. Certo, non ho visto il mio libro, ma questo è un dettaglio, perché gli autori hanno questo difetto che non faccio assolutamente, di andare in giro a vedere se il loro libro è
voi pensate escono 160 libri al giorno e pensate come i librai possono dipanarsi in questa giungla. E allora per questo un po' serviamo ancora, perché aiutiamo. Quello è un dramma, quando entra un libro, uno scrittore in libreria. È un dramma, lo ammetto, lo ammetto. Ce l'ho, ce l'ho, non ce l'ho, l'ho preso, l'ho ordinato. È una cosa che fa lo scrittore, va bene. No, vabbè, io questa cosa non l'ho fatta, sinceramente qua sono in una libreria amica, sono in un posto che frequento da tanti anni, con cui abbiamo condiviso anche il forum del libro. Cioè, io faccio parte del forum del libro dall'inizio e gli ho fatto una testa così ai membri del forum, perché dovevamo venire non a Potenza chiaramente, ma a Matera, finché non erano i tempi di Salvatore, no? C'era Salvatore Duce. Ebbene, era stata una bella esperienza, tra l'altro io ho vissuto per la prima volta il libro mio precedente, fuori catalogo, storia di libri e librerie, mi era arrivato a Matera. Quindi le prime copie sono arrivate a Matera da Giovanni, quindi grazie, non so se c'è qualcuno di curiosità o di domande, qualcuno? Allora consiglio un po', dice la parte femminile sono quelle che regolano di più, è vero questa cosa? A vedere stasera sembra che sì, più di ma effettivamente noi abbiamo un gruppo di lettura. Cioè, dopo la pandemia, non tutte le librerie avevano gruppi di lettura, c'è stata un'esplosione di gruppi di lettura in tutte le librerie italiane, in streaming, in luogo, e addirittura ci sono librerie che hanno 5-6 gruppi di lettura, noi ne facciamo solo uno, no? E un gruppo di lettura importante l'abbiamo fatto su un libro che mancava in libreria da tantissimo tempo. Voi ditemi se si poteva far mancare dalla libreria Quaderno proibito di Alma dei Vesperes, è una follia, è un capolavoro, però capitano queste cose, cioè escono 160 libri al giorno e spesso mancano libri fondamentali che tutti sappiamo che sono buoni libri, per cui questo ahimè è il mondo dell'editoria, con tante cose positive ma anche con questa bulimia, e poi ormai siamo delle stazioni ferroviarie. Se uno non è una libraia o un libraio attento, arrivano i libri e partono, arrivano i libri e partono. E quindi siamo magazzinieri. Per questo bisogna fermarsi. I libri buoni non scadono, non sono come le medicine. Leggere però. Leggilo poi sì. Leggilo così. No, io non leggo più. No, io non leggo più. Va bene. E chi vuole leggere più? C'è qualcuno che vuole leggere la poesia della poetessa americana? Rita. Così chiudiamo. Rita. Scusa. Rita. 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 Sì. Ma questo di Raimondo Di Maio, la libreria. Rita. 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 Dai, chiudiamo con la poesia, letta da una cosa. La mia grande felicità è il suono che fa la tua voce, chiamandomi anche nella disperazione. Il mio dolore che non posso risponderti in parole che accetti come mie. Non hai fede nella tua stessa lingua. Così deleghi autorità a segni che non puoi leggere con alcuna precisione, eppure la tua voce mi raggiunge sempre e io rispondo costantemente. La mia collera passa come passa l'inverno, la mia tenerezza dovrebbe esserti chiara nella brezza della sera d'estate e nelle parole che diventano la tua stessa risposta. Grazie, vi dico solo una parola, questo libro doveva essere di 220 pagine, un po' meno di 160, no? Il lavoro più bello è stato con Lento, una persona straordinaria, ho imparato un sacco di cose, e poi la copertina. A un certo punto mi chiama il grafico
e mi fa raccontare tutta la storia, gli racconto per un'ora tutta la storia e poi mi dice: ma che colori è questo libro? Io allora mi sono sbizzato, mari, monti. Dopo poche ore mi arriva questa copertina, no? E voi sapete che appena si entra in libreria, se è una buona copertina, uno lo prende in mano, lo sfoglia, e io credo che il grafico abbia capito che cosa volessi dire. Grazie, grazie a Giovanni, a Italo e a tutti voi.